Se qualcuno si aspettava di ottenere la risposta decisiva sul tema primaria nel PD dopo l'incontro di ieri sera alla sede di Piazza San Francesco, è rimasto deluso, ma non troppo. È vero, non si è votato in merito e comunque la votazione non avrebbe avuto i connotati richiesti per l'ufficialità, visto che l'organo chiamato ad esprimersi a riguardo è il coordinamento comunale e non quello territoriale. Ma se non c'è stato l'avallo dell'una o dell'altra posizione, è sembrato chiaro a tutti che il presidente della provincia Stefano Baccelli rappresenti la minoranza degli intervenuti, o almeno così sarebbe se il consenso si fosse misurato con l'applausometro. Un Baccelli che, come si usa dire, ci ha messo la faccia, intervenendo nella discussione, spiegando le proprie idee all'assemblea, un discorso che ha calamitato l'attenzione dei presenti e che è servito comunque a far riflettere. Non era invece presente il professore Tambellini, che ha preferito astenersi dal dibattito per non condizionare l'andamento della riunione. E qui forse sta tutto il nodo della questione, con i due grandi volti del Partito Democratico Lucchese che presentano caratteri molto diversi tra loro. Fatto sta che day after i commenti sono neanche a dirlo molto differenti, con Baccelli che si dice soddisfatto del confronto civile ma deluso dall'assenza di Tambellini e di rivale che prosegue a lavorare per le prossime elezioni aspettando il confronto di giovedì a Firenze coi vertici regionali e la segreteria nazionale. Comunque vada, nel PD appare forte la spaccatura, perché nonostante Baccelli chiuda il terzo polo e si dica pronto a scendere in campo con la stessa coalizione che la primavera scorsa l'ha visto trionfare, i partiti si dicono pronti a sostenere solo Tambellini.